con Coach Castellaneta al termine della prima vittoria dell'Indeco Molfetta nella seconda giornata di campionato. Un commento generale su questa partita, cosa ti è piaciuto e magari anche cosa non ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto tanto l'atteggiamento dall'inizio, dal primo pallone a mettere pressione all'avversario con la battuta e a mantenere, diciamo, un livello di pressione sempre elevato durante tutto il corso della partita. Mi è piaciuto, ho visto che il frutto di questo mese di allenamento, soprattutto sul lavoro di muro difesa, comincia a dare i suoi primi frutti. Se vogliamo trovare qualche neo, diciamo, in questa prestazione odierna, ci sono delle piccole incomprensioni sicuramente legate a, tra virgolette, il poco lavoro dovuto a un solo mese per poter riportare questi ragazzi, insomma, in condizione di poter giocare. Quindi alla fine, diciamo, sono anche errori che ci stanno. Hai sfatato anche un tabù statistico per quanto ti riguarda la tua carriera di allenatore, anche vice allenatore, visto che comunque con la Pallavolo Molfetta sei stato vice allenatore in Superlega. Ce lo vuoi svelare? Sì, assolutamente. Finalmente, dopo 11 sconfitte di fila in 11 annate di seguito, vinco la prima giornata, insomma, tra virgolette non ce la facevo più, nel senso che ogni volta era una condanna. Anche ci sono anche partite che eravamo chiaramente in vantaggio e purtroppo non sono mai riuscito a vincerla. Finalmente questi ragazzi, insomma, mi danno questo piacere alla prima giornata. Ringraziamo anche gli oltre 100 nostri follower che attraverso il canale YouTube hanno esultato da casa, viste le norme, insomma, restrittive anticontagio. Doveroso anche il ringraziamento, insomma, a chi ci ha seguito. Grazie a tutti e, insomma, anche se non siamo vicini, non possiamo esserlo fisicamente, per noi è molto importante il vostro supporto anche da lontano. Grazie.